Un'ecosfera è un il sistema naturale minimale, più piccolo che possa esistere. La Terra mantiene la vita da 3 miliardi di anni grazie a un equilibrio tra tutte le specie che sono presenti in natura. All'interno dell'ecosfera ce ne sono soltanto 3, ma riproducono esattamente gli stessi meccanismi che hanno consentito al mondo di prosperare fino ad oggi. L'economia circolare spiegata anche attraverso un'ecosfera protagonista delle giornate Zero Spreco all'impianto di recupero totale di San Zeno, Valerio Rossi Albertini. Basterebbe osservare le 3 specie viventi all'interno dell'ecosfera per capire i principi dell'economia circolare e quali siano gli antidoti alla nostra distorta modalità di produrre beni e servizi. Fisico e chimico, divulgatore ed esperto di questioni ambientali, Valerio Rossi Albertini ha prima incontrato gli studenti della scuola del territorio, poi ha parlato di economia circolare con la città nella conferenza dal titolo Un gamberetto mostrerà la via. Nel momento in cui accendo la torcia, io emetto particelle di luce. Prima no, quando è spenta no. Quindi significa che le particelle di luce non esistono sempre. Qui si fa scienza, meglio, qui si applica la tecnologia. E la tecnologia è una derivazione della scienza. Quindi cerchiamo di tornare indietro, cioè far capire come nascono queste tecnologie, perché il perché di questi impianti e chi meglio di coloro che hanno realizzato le tecnologie, cioè che fanno scienza, ne posso parlare. Per un ragazzo l'importante non è apprendere alcune nozioni, ma riuscire a stimolare la curiosità, l'interesse, perché tanto le cose che ho spiegato se le dimenticheranno, ma forse si ricorderanno la sensazione che hanno provato e il piacere ad apprenderle. La conferenza chiude la 2 giorni di Zero Spreco. L'impianto di recupero totale ha infatti nuovamente aperto le porte agli studenti delle scuole della provincia di Arezzo, con laboratori di teatro e corsi di cucina. Perché è importantissimo che questo impianto, e soprattutto cosa fa questo impianto, venga conosciuto, divulgato in ogni modo possibile. È importante perché quando i cittadini conoscono la relativa problematica dei rifiuti, sono anche in grado di adottare tutta una serie di strategie che fanno diminuire la produzione dei rifiuti, e ogni punto percentuale di diminuzione della produzione dei rifiuti è un qualcosa che poi va a ricadere in senso positivo in tariffa. Nulla si crea, nulla si distrugge, nulla si distrugge. Noi oggi abbiamo utilizzato frutta e verdura, li abbiamo centrifugati e il residuo della centrifuga viene utilizzato da loro in cucina. Abbiamo fatto dei muffin utilizzando gli scarti delle carote, abbiamo fatto degli iris che hanno pensato i ragazzi, pensando appunto di riempirli con la ricotta, però all'esterno è fatto con pane raffermo e mele. A San Zeno dal Cile è anche arrivata la compagnia di clown Festín de la Risa. Nosotros en sí mismo somos un reciclaje. Loro stanno usando materiale riciclato, sono parte del riciclo e quindi con cose semplici riescono a far ridere e vivere la vita.